Ragazzi, buongiorno, vi spiego un attimino perché sono andato a Roma. In questo video che è uscito una settimana fa avevo chiesto 1500 mi piace per provare il calisthenics in un mese e vedere quali skill avrei imparato. Il video ha strasuperato i 1500 mi piace, quindi devo partire con il calisthenics. Però per partire con il calisthenics prima di tutto mi servono tre cose che scopriremo all'interno del video. La prima cosa però è un buon coach che mi sappia fare una scheda. E quindi sono andato a Roma dal coach che mi seguirà per questo mese. Ragazzo, ecco il mio coach preferito. Forza Italia! Ragazzi, eccomi qui, sono arrivato a casa di Matteo, che è il coach che mi seguirà per questo mese di calisthenics. Benvenuti intanto nella mia palestra. Ha organizzato una palestra sul suo terrazzo, quindi adesso ci riscaldiamo e poi mi testa per bene, così mi fa una scheda come si deve, che questo mese bisogna spaccare. Andremo un po' a vedere quanto è forte sto ragazzetto, ma sono già fiducioso. Riscaldamento finito, adesso questo ragazzo qui mi deve testare, vediamo che succede. Che fai, le pose da bodybuilding tu e io? Oggi mi sento molto bodybuilder. E io calisthenics. Ragazzi, la seconda cosa che mi serve per iniziare questo mese sono assolutamente degli obiettivi. Visto che è soltanto un mese, il mio pensiero e il pensiero di Matteo è stato di lavorare soltanto su due skill, che sono le skill, diciamo, più belle, più importanti, più famose del calisthenics, cioè front lever e planche. Gli obiettivi di tenuta di queste due skill ve li dico tra poco. Comunque i test, visto che gli obiettivi sono soltanto front lever e planche, li faremo soltanto su front lever e planche. Ragazzi, prima cosa che testiamo è la planche, quindi che test dobbiamo fare? Allora, il primo test che andremo a fare è semplicemente di tenuta massimale e andremo a lavorare su tuck planche. Una cosa volevo dire, prima di partire con l'isometria voglio un attimo correggere le linee. Ok, giù. Buona postura, però sedere troppo alto. Ok. Bravissimo. Più giù col sedere, perfetto. Poco più alto. Perfetto, tieni questa linea, tieni questa linea, tieni questa linea. Se arriviamo ai 30 secondi di isometria, passiamo all'advance e lavoriamo su quell'isometria. Riposo un pochino e proviamo il massimale di tac. Dai. Vai, tienila. 3, 2, 1. Ah! 29 secondi. Ah, mamma, gli avambracci, cioè non mi fa male nulla, ma gli avambracci tanto. Guarda, io la calcolerei come valida, quindi possiamo advanced passare all'advance. Dai, advance tuck massimale, vediamo un pochino. Partiamo da advance. Base d'inizio, advance. Ok ragazzi, adesso come seconda cosa andremo un attimo ad analizzare il raises, quindi praticamente l'oscillazione da dritto in advance, quindi sarà semplicemente un raises. Non è il massimale, ma vediamo un attimo come Luca riesce a farli. 2 secondi. 1, 2. 1, 2. Tieni un po' di più, dai. 1, 2, tosto, eh. Ragazzi, muscolo più dolorante per adesso, avambraccio senza dubbio. Un dolore assurdo. Allora ragazzi, avendo inizialmente valutato Luca su planche, direi che l'obiettivo che ci possiamo porre è planche straddle, che secondo me è un bello obiettivo, ragazzi. Ragazzi, se in un mese faccio la straddle, voglio 100.000 visualizzazioni al video in cui la farò. Ragazzi, adesso tocca al front lever. Qui lo stupisco proprio. Ci credo, l'ho già visto, abbiamo messo pure una bella foto su Instagram. Però andremo ad analizzare due esercizi che sono sempre isometria e raises. Partiamo, raises? Come vuoi, sì. Prima vede il raises in advance. Uno,
questo era davvero un ottimo races in advance, quindi possiamo tranquillamente andare ad analizzare il full. Vai, se vuoi riposarti 10 secondi, se no... Ma va, ti addormiva. Vai. Uno. 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 Sti piedini puntati. Bravo. Uno. Bravo, Luchetto, bravo. Ragazzi, una cosa che ho notato è che fare il front lever alle parallele, cioè già basso, è molto più semplice di fare il race lì e rimanere su. Questa qui è un'ottima scoperta. Ok raga, allora, provato il races, adesso andiamo a provare l'isometria. Direi di partire subito con ISO Advance, così almeno vediamo se riesce a tenere un secondaggio che supera almeno i 15 secondi. Almeno i 15 secondi. Diretto verso i 30. Intanto che vedete il mio massimale di front lever advanced stack, vi dico la terza cosa che serve questo mese, cioè la voglia di migliorare sempre. E lo sapete chi è che ha sempre voglia di migliorare? Kaizen, ragazzi. Perché sì, sono ufficialmente diventato ambassador di Kaizen, che è un'azienda di vestiti per lo più sportivi, anche se queste maglie sono stupende, anche il cappellino, guardate che spettacolo. Il codice sconto che vi lascio è Luca, tutti i dettagli in descrizione. Iscrivetevi alla checklist perché il 14 luglio alle 6 c'è il lancio e sicuramente andrà tutto esaurito. Vi lascio a Calisthenics. Bravo, 37 secondi raga. Oh. Ottimo proprio, i miei complimenti. 37 secondi, sto ragazzo fa full front pullato. Allora, obiettivo front 10 secondi alla sbarra alta. Minchia. Dai, dai, è un bello obiettivo, ragazzi. Ma una pullata, secondo te, riesco a farla? No, una pullata in un mese no. Ragazzi, eccomi qui, Matteo ha finito di testarmi. Come vedete, infatti, sta trafficando con l'iPad in mano perché sta facendo la mia scheda e adesso mi fa vedere gli esercizi. Comunque, alla fine del video vi metto la scheda, vi metto tutti gli esercizi che farò. Comunque, se volete seguirmi meglio in questo percorso, seguitemi su Instagram che lì vi aggiornerò giorno per giorno. Quindi, dai! Ragazzi, eccomi qui, finalmente sono tornato a Frosinone, questa è la mia macchinina. La scheda ancora non l'ho vista completa, però sono molto curioso. Io comunque ve la metto adesso alla fine del video. Voi lasciate mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, dai!